Uomini e donne, ecco cosa è successo realmente tra Davide Donadei e la sua corteggiatrice Chiara. C'entra anche Roberta Di Padua? Una puntata di Uomini e Donne scoppiettante, quella andata in onda qualche giorno fa. I protagonisti sono stati un ex tronista, Davide Donadei e la sua corteggiatrice, Chiara Rabbi. Ma anche la dama Roberta Di Padua? Andiamo a leggere cosa è successo nella trasmissione di Canale 5. Uomini e donne, ecco cosa è successo tra Davide, Chiara e Roberta, fonti web. La storia d'amore tra il tronista Davide Donadei e Chiara è terminata da qualche mese e solo oggi i due hanno svelato cosa c'è stato dietro a questa scelta. L'ex tronista, infatti, ha detto che la sua ex fidanzata era troppo gelosa nei confronti. Ma ecco il suo racconto: dopo due anni sono uscito con due amici e mi sono permesso di bere due cocktail. Mi aspettava sveglia a casa e mi ha aggredito. Io questo a casa mia non lo voglio vivere. Uomini e donne, ecco cosa è successo tra Davide, Chiara e Roberta, ed aggiunge ancora: Chiara, non stai facendo bella figura. Su Instagram hai provato a buttare fango su di me. Ti ho sempre rispettata, ho mandato anche via la responsabile del ristorante per te. Dopo questo episodio, i due si sono lasciati e Donadei è andato via da casa. Anche la Rabbi conferma la sua gelosia, ma avrebbe comunque voluto chiudere la relazione in un altro modo. Durante questo incontro, Roberta Di Padua ha affermato che tra lei e l'ex tronista non c'è stato nulla. Ma Chiara ha fatto sapere che durante la sua relazione con Davide spesso c'erano alterchi per via dei messaggi che i due si scambiavano. Dopo due mesi dalla fine della sua relazione con Chiara, Davide e Roberta si sono visti e tra i due non c'è stata sola la cena, ma è scattato anche un bacio. Davide, Roberta e Chiara, fonti web. I due opinionisti però vogliono mettere in chiaro la situazione. Infatti, hanno detto: è vero che succede dopo due mesi, ma visto che la prima volta che vi siete incontrati vi siete baciati. I messaggi di Roberta non erano messaggi di una persona non interessata. I messaggi non sono tra due amici, ma tra persone che si piacciono. Davide voleva andare oltre ad una semplice amicizia con la Di Padua, avendola invitata più volte nel suo albergo. A questi appuntamenti però la dama non è mai andata. E dice anche che sa già che non potrà mai avere una storia con lui. A questo punto, come gli opinionisti, anche Davide pensa che forse lei lo abbia solo usato. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!